ragazzi, e bentornati sulla seconda stagione di Ball Blast. Nello scorso episodio abbiamo giocato sulla Luna e in questo episodio non giocheremo sulla Luna, ma giocheremo... non lo so dove giocheremo. Giocheremo nel Candyland, la cosa più bella del mondo. Compriamo altre vite, che ne devo... ce ne ho già 9, tipo. Okay. Io adoro Candyland, raga, veramente. Perché assolutamente non lo so, però vabbè. Mamma mia, se mi uccideva il coso da uno, quanto mi incacchiavo. Io ve l'ho detto, mi incacchio forte se mi uccide il coso da uno. Non era il coso da uno, però. Mannaggia. Non era il coso da uno, quindi mi fa bene, di nuovo. Io ve l'ho detto, anche se vengo ucciso fa niente se non è un coso da uno. Se poi è un coso da uno, allora già mi arrabbio. Sì, vabbè. Sì, ho il telefono in carica, sì. Va bene? Ho il telefono in carica, ok? E non vi lamentate, perché se non avessi il telefono in carica non avrei potuto fare il video. Forse farò un altro video sulla Luna, ma non lo so ancora. Non è il coso da uno, quindi mi va bene, di nuovo, lo ripeto. Che cos'è sta roba? Non mi chiedete cos'è questa roba brutta. No, questo. Stavolta è uscito da quel lato, non è vero. Sto gioco mi prende per i fondelli palesemente, ciao. Non è vero, si è messo davanti sto robo. Tu si sta mettendo davanti, ma perché non vogliono che io le uccida, le cose più gravi. Mannaggia. L'ultima palla, che non è ultima, ma vabbè, questa è la vera ultima palla, non del tutto però, questa non del tutto ultima palla. Questa è la vera ultima palla. Il vero finale del livello. Ah, solo rompere le palle a quanto pare aumenta qua la linea. Figo. Colpire le palle non l'aumenta, solo distruggerle. Buono sapersi però. Che brutta pubblicità. Che brutta pubblicità. Ora, no, ve l'ho detto. Ancora non so come organizzarmi con Super Mario Maker 2, visto che non c'è Luca. Quindi non saprei proprio come organizzarmi. È un problema perché Super Mario Maker 2 piace alla gente in generale. Non lo so se a voi piace. Cioè, ma credo di sì. A chi non piace Super Mario Maker 2? Voglio sapere. Cioè, a chi non piace veramente? A chi non piace sviluppare la propria immaginazione costruendo livelli da far fare ai tuoi amici e persone strane a caso di tutto il mondo? Non mi ha preso la pallina. Mamma mia, grazie razzo. Io amo questi razzi di sto gioco. Okidoki. Doin.
Aspettate solo un secondo che faccio una cosa. Ok, ho fatto quello che dovevo fare. Bene, ora andiamo avanti. No, Paul. Sì, vabbè, Arcero mi piace, però mamma mia, non mi ha rotto sta roba. Volevi bimba brutta. Non è vero. Non ho detto nulla, ragazzi. Non ho detto nulla. Voi non avete sentito nulla. Mamma mia, congelamento e fantasma non vanno bene d'accordo insieme. Perché? Perché visto che il tempo è congelato, le palline non scendono giù e quindi il fantasma non serve a nulla. Sì, però ho finito il livello da quando era invisibile, quindi figo. Oh, sono già arrivati i cannoni d'oro. Che brutto. Ora, a quanto pare Brawl Stars ha il copyright, perché questo gioco è Brawl Stars ma con i carri armati, non vorrei dire. No, veramente, Brawl Stars con i carri armati. Invece di Arraffa Gemme c'è una cosa col metallo, vabbè, i carri armati sono di metallo, ci sta anche, però. Mamma mia, non sapevo Brawl Stars avesse il i diritti di copia. Copyright, come si dice in inglese. Per il potere dei due. Per il potere del cannone. Per il potere dei non cannoni extra. Per il potere delle mie abilità di gioco. Stavo dicendo, per il potere dei due cannoni extra mi hanno smontato il cannone. Per il potere del cannone extra mi hanno smontato l'altro cannone. Per il potere delle mie abilità. Non ti senti offline quando non ero mai nella vita offline. Perché posso capire? Vabbè che nel primo episodio ho detto che è buono per gli attacchi di massa, ma quelli con poco valore, cioè. Vabbè che sono molto potenziato, ma c'entra. Mannaggia, arriverà il boss con un solo razzo. Cosa bella, non ho mai perso in tutti, credo. Non è vero, non è vero. Stavo dicendo una cosa stupidissima quando non è vero, perché mi sono ricordato di una cosa che è successa nel film. Che volevo dire, cavolo, non sono mai morto in un boss. Non è vero, nel secondo episodio ci sono morto malissimo. In quella che, vabbè, quello là un po' strano che fa movimenti molto strani sui bordi. Non è. E va bene, non avevo scampo, raga. E rompi sto maledetto coso, grazie. Ci sono quasi crepato, disse quello che è crepato, mannaggia a me. E la mia mania del crepato. No, non mi dice che Mo mi blocca a livello 39, invece che 48-39, no, dai. Che palle. Mannaggia la mia vita brutta, merdosa di merda. No, no, è vero, i colpi di vita sono utili a volte. Vabbè, sì, con gli attacchi di massa è vero, sono utili. La mia te. Sì, vabbè.
Però il fatto che siano utili per gli attacchi di massa non vuol dire che me li devi dare tutto il tempo. Io avrei bisogno di un power up più utilino. Magari uno che congela il tempo, oppure uno che ti rende invincibile, oppure uno che ti duplica. Hai capito, no? Devo fare un attimo una cosa, torno tra poco. Ok, ho fatto la cosa che dovevo fare. Ora potenziamoci. Non è vero, sono povero. Sono molto povero, raga. C'ho solo pochissime manichine. I power up costano più di 300. Come farà mai a raggiungere tutto quel valore? Non lo so, però qua colpi di visi mi sarebbe stato anche utile. Non ora, non me lo dare. Ora non mi serve più, non me lo dare. Grazie. Oh, oh, perfetto. Questo qual è il power up più raro che si può trovare? Cioè, allora, però il cannone extra è il migliore power up per durata. E quello è come se fosse una specie di un tuo clone. Cioè, ora anche lui subito, però ti aiuta a rompere le balle come queste qua. Cioè, ti aiuta a rompere le balle che ti rompono le balle. Cioè, tipo le balle ti stanno sulle balle, bene. No. Stanno succedendo casini. Mamma mia, che schifata da pro. Mamma mia, che schivata che ho fatto. Credo di distruggere sta roba. Ah, cavoli, si devo piegare. Vabbè. E ora la palla finale. La vera ultima palla. Oh, sconfitto. Non è vero, che più di 200, più di 700, lol. Cioè, io ho detto più di 200, vabbè, di sicuro più di 200. Stanco di tutte quelle tessere. Con l'app Club Kuwait per i tuoi... Oh, giusto, ora c'è il bosco, è un po' colpito, lol. Sì, vabbè, ma questo è easy da sconfiggere. Ok, non si troppa cose giganti con 542 easy. Quel colpo non lo so. Bam, ucciso. Tanto bello. Pronto. Aspettate, ho provato a scaricare questo gioco miseramente fallito. Cioè, provando a scaricare il gioco ho miseramente fallito. Non perché non aveva abbastanza memoria per scaricarle, che non si voleva scaricare con qualcuno. Non si sa perché, ma vabbè. Cosa suona? Durante le mie solite registrazioni, non so perché, ma non posso fare i messaggi vocali su WhatsApp, anche se sto in, la registrazione è in pausa. Non si sa il perché, ma vabbè. Se è così, allora ci sarà un motivo, no? Oh cavoli, oh cavoli, oh cavoli! Uff, grazie al cielo. Nel momento giusto, proprio. Che bello! Sta nevicando! No, non sta più nevicando. È vero, non nevica più. Ecco, questo è un gioco che io però non voglio.
Lo sapevo che uscivi da scolato, brutto coglione. Cosa bella del fatto che le balle si dividono, che almeno hanno la metà del loro valore. Non è che hanno lo stesso valore, no, fortunatamente hanno la metà. Ok, tornato. Scusate se faccio molti tagli, però devo fare cose importanti. Ok, no. Si può anche fare niente vibrazioni, figo. Gioco un po' senza le vibrazioni. Di solito la vibrazione c'è quando verdi. Cosa non è così facile. Vabbè che è livello 42, ma stiamo esagerando qui. Dai, fai venire l'ultima palla. Eccola qua, ragazzi. Sì, ma dovevi fare l'autore che si vive, eh? Perché se non c'è da divertimento per curarmi, mannaggia, sti cacchi. Di mamma mia nonna, cavolo, i potenziamenti oramai costano l'ira di Dio. C'ho oramai 1000, raga. Ecco qua, per questo è utile qualche cosa. È questa cosa che è appena accaduta e che ora non è più. Forse è un bene o forse un male, non lo so. Lo solo che il razzo ha colpito il coso sbagliato. Possibile evitare cose, cioè raga, non si può fa. Vabbè, io sapete che vi dico, però ragazzi, lo so, non dovrei farlo, ma io vi saluto ragazzi e noi ci vediamo nel prossimo episodio, quindi vi lascerò al tentativo.